Allora, ragazzuoli, è uscita la finalmente press release di Studio 397 che annuncia quelle che sono le novità che sono state implementate e che troveremo nella patch DLC del 10 giugno prossimo. La prima cosa che è stata implementata, perché l'hanno messa in cima alle priorità Studio 397, perché a quanto pare è richiesta a gran voce, è il radar. Mi viene da ridere, ragazzi. Il radar è una priorità per la comunità. Cioè, basta SIMAB, voglio dire. Ma dico questo, dico nulla. Mi fa ridere perché, anche se, leggendo tutti i commenti che avete lasciato gentilmente sul video scorso, in cui dice io ho parcheggiato le manze perché manca la VR, eccetera. Il radar, questa cosa mi fa troppo ridere, ragazzi. Dopodiché è stato implementato un nuovo sistema di partenze lanciate in modo tale che ci sia più comunicazione tra i vari giocatori, da quello che ho capito dalla traduzione dell'inglese, in cui per evitare tutte quelle penalità che eventualmente sono state assegnate in modo errato dal sistema, quindi hanno sistemato questa cosa finalmente. E quindi questo è una cosa che sicuramente ci aspettavamo. Finalmente hanno implementato un replay. Oh, hai fatto la tua gara, hai fatto un sorpasso magnifico. Tac, finalmente un replay. E dentro questo replay ci deve essere un live racing mod, praticamente che dà maggiori informazioni in merito, sempre nel replay, in merito ai vari piloti. Finalmente sono state implementate le etichette sui giocatori, così sai che se uno ti viene addosso, sai a chi te la devi prendere finalmente. E in più, qualcosa che non si vede, che però è di fondamentale importanza, finalmente hanno implementato un nuovo netcode che renderà, a detta di Studio 397, che renderà le lobby e i server più performanti, cioè quindi più stabili. Speriamo bene, quindi questa è un'ottima cosa. Finalmente le livree 2024 delle Apercar verranno aggiornate, quindi bella cosa, comunque si completa il parco delle Hyper con queste 2024, eccetera. E poi viene annunciato per il futuro, e già dal prossimo luglio, il primo DLC a pagamento con Imola, bellissimo. Il comunicato continua con i contenuti previsti per il 2024 ed un Season Pass. 4 DLC a pagamento, ovviamente il Season Pass vi darà la possibilità di poterlo acquistare questi pacchetti a prezzo ridotto, un po' come abbiamo fatto con l'Early Access. Lo prendi mentre sto sviluppando, mi dai una mano e quando uscirà il prezzo forte tu ce l'avrai già e non ti chiederò la differenza, ovviamente. Quindi questi 4 DLC, il primo, quindi Imola, molto interessante, verranno inserite 7 GT3, di cui 2 che andranno a completare i 9 presenti nel campionato reale, perché saranno regolati a chi ha comprato Le Mans Ultimate in Early Access. Quindi questo è molto molto interessante, almeno sappiamo di che morte moriremo con questi 4 DLC. In ogni caso, sia le GT3 che le livree delle MP2 non saranno aggiornate finché la griglia delle Hypercar non sarà completa, perché ci sono delle nuove uscite previste anche per quanto riguarda le Hyper. E infatti, entro fine anno dovremo avere 4 nuove Hypercar e 4 nuovi circuiti più le 9 GT3 appena annunciate. Quindi, ragazzi, un comunicato stampa veramente molto interessante per quanto riguarda Studio 397, che conclude con il ringraziamento, dei feedback, eccetera, eccetera, che sono contenti e che va tutto bene e che sono soddisfatti. Vabbè, ok. E niente, cosa dire, ragazzi? Mi fa ridere sto radar, che è la cosa principale, che tutti hanno trovato una soluzione alternativa. Comunque va bene così, ragazzi. Quindi aspettiamo il 10 giugno per assaggiare la bontà di questo patch, di questo DLC. Ragazzi, come al solito, pollice in su se vi è piaciuta questa notizia di Le Mans Ultimate, e ovviamente lasciate un commento, distruggete la tastiera lasciandomi un commento in merito. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio. Ciao.